Questo 25 aprile 2020 ci coglie in un momento nel quale la nostra libertà è forzatamente limitata per ragioni che tutti noi condividiamo. Il 25 aprile è la festa della liberazione e noi vorremmo essere presto liberati anche da questa condizione nella quale siamo costretti a limitare i nostri spostamenti per ragioni assolutamente condivisibili, esprimendo una forma di disciplina, di socialità, di consapevolezza di quanto sia importante la salute pubblica, che certamente segna anche il grado di civismo del nostro paese. Ma proprio perché ricordiamo il 25 aprile, dobbiamo certamente riassaporare in maniera diversa quanto sia importante la libertà, quanto sia importante la possibilità di uscire, di avere dei rapporti normali, di essere cittadini in uno stato di diritto. Ecco, mai come in questo momento abbiamo dato alla libertà personale, alla semplice libertà di movimento, un'importanza così rilevante, così capitale. E quindi ci troviamo a pensare anche a quando la libertà non c'era, perché c'era una dittatura, perché c'era l'espressione totalitaria del nazifascismo e di tutti i totalitarismi che hanno caratterizzato il Novecento. Ora, queste minacce sono ancora reali. Abbiamo visto nella Unione Europea ciò che è accaduto nell'Ungheria che ci lega per tantissime ragioni. Beh, insomma, in pochissimo tempo un presidente democratico si è trasformato in dittatore, anche nel consenso, il che ci deve fare riflettere sul fatto che spesso le dittature sono state tali grazie al consenso dei cittadini. Allora, in questo stranissimo 25 aprile possiamo riassaporare in maniera diversa, proprio nel momento in cui ci manca la nostra libertà personale, quanto questo valore fondamentale di una società democratica occidentale sia importante. Ma nello stesso tempo possiamo avere la possibilità di toccare persino con mano quanto sia facile perdere la condizione di libertà a livello politico, quanto sia scivolosa la tendenza di pensare che un solo uomo al comando possa risolvere tutto e in fretta. Allora, nel momento in cui le democrazie rappresentative, pur minacciate, sono messe addirittura in ginocchio da un virus invisibile, da un nemico che cerchiamo di combattere e che prima o poi vinceremo, forse abbiamo così la rappresentazione di quanto sia importante la nostra libertà personale. Certo, non volevamo avere questa prova, ma visto che l'abbiamo, cerchiamo di dare la libertà così come la diedero coloro che rischiarono la vita per averla. Cerchiamo di dare alla libertà personale, alle istituzioni democratiche, tutto il valore che hanno e che non devono perdere con il passare del tempo. Grazie, buon 25 aprile.